Guardi, noi avevamo davanti due strade. Una strada era quella di non votare, di non partecipare al voto, di astenerci o votare contro. Quegli accordi sarebbero stati rinnovati per tutti gli anni prossimi. Abbiamo scelto un'altra strada. L'altra strada è stata quella di negoziare col governo la fine di quella missione. Noi abbiamo ottenuto nel voto del Parlamento che la missione termina quest'anno e che l'anno prossimo non ci sarà più quella missione. Quindi io rivendico il fatto che il nostro atteggiamento determinato e in questo caso molto molto concreto ha consentito di far sì che il Parlamento oggi non votasse la continuazione della missione, ma il Parlamento ha votato la fine della missione quest'anno. E io penso che questo risultato sia un risultato. Certo, c'era chi, e anche noi eravamo tra quelli, volevamo che la fine fosse già avvenuta, ma io penso che sia preferibile ottenere che la fine sia arrivata adesso piuttosto che votare contro con una situazione in cui la missione sarebbe continuata anche negli anni prossimi. Quindi rivendico il fatto che abbiamo assunto le nostre responsabilità e abbiamo ottenuto la fine della missione in quest'anno solare. E io penso che la politica e la responsabilità della politica sia anche questa, fare delle scelte che non siano scelte solamente di testimoniare la propria posizione, ma sono scelte, soprattutto quando si è al governo, di ottenere dei risultati. In questo caso il risultato è quello della fine della missione in questo anno solare e l'atto parlamentare che è stato votato lo dice molto chiaramente.